Ed eccoci ben ritrovati in diretta con la terza parte del nostro Buongiorno Borsa. Come annunciato prima della pausa pubblicitaria, ci prendiamo un breve break dall'analisi dei mercati. Lo abbiamo fatto insomma durante questa mattinata per parlare invece del mondo delle professioni, in particolar modo delle nuove professioni digitali. E come potete leggere dalla strappo dal titolo della nostra trasmissione, andremo alla scoperta del dropshipping. Cercheremo ecco di capire che cosa si cela dietro a questo termine inglese, soprattutto quali nuove opportunità di lavoro il web offre, soprattutto per i giovani, ma non solo. E lo faremo insieme al nostro ospite, ovvero Luca Del Prete, imprenditore digitale e fondatore di LDP Consulting. Benvenuto Luca, grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie mille, è un piacere essere qui. Ecco Luca, andiamo alla scoperta proprio di questa nuova professione, il dropshipping. Io per introdurla mi affido come al solito ai numeri che ci danno un quadro, una fotografia ben specifica. Ecco, il dropshipping sul mercato globale solo nel 2021 è stato valutato in 155 miliardi di dollari, ma il numero impressionante è quello che si riferisce alle proiezioni future, perché si parla di una crescita del 27% annua fino al 2031, quando si raggiungerà il picco di 1.670 miliardi, davvero una cifra notevolissima. Ecco, ma in che cosa consiste esattamente il dropshipping? Quale lavoro è? Quale nuova professione digitale è? Allora, ma guarda, in realtà non è neanche così nuovo come professione, è il termine più che altro che va a mascherare una professione che ormai esiste già da un po' di tempo, che non è nient'altro che il commercio elettronico. Quindi sostanzialmente il dropshipping consiste nel vendere prodotti online, però a differenza del classico dell'e-commerce tradizionale, tramite il quale noi quello che facciamo è andare a acquistare la merce prima di venderla, tramite il dropshipping abbiamo la possibilità di fungere da intermediari, quindi vendere la merce che non possediamo, quindi noi sostanzialmente, una volta ricevuto l'ordine dal cliente finale, lo passiamo al nostro fornitore che spedirà lui direttamente al cliente. Quindi noi non abbiamo merce, non l'acquistiamo prima e una volta ricevuto l'ordine, il nostro fornitore la spedisce al cliente finale, ma si tratta sempre di commercio elettronico. Chiaro, ecco sì, beh, insomma, quello del commercio elettronico sicuramente è un settore che soprattutto dalla crisi pandemica ha avuto un vero e proprio boom, ecco, soprattutto in quegli anni, in quei mesi in cui è stato d'obbligo acquistare online, vista la difficoltà proprio di anche semplicemente uscire di casa, ci siamo affidati alla tecnologia. Però in generale, ecco, al di là dell'episodio legato alla pandemia, sicuramente il commercio online è il settore su cui dobbiamo puntare. Ma il tuo interesse, ecco, per questo tipo di lavoro, da dove nasce? Allora, esatto, nella pandemia molte persone si sono avvicinate al mondo online sia come acquirenti, ma effettivamente anche proprio per entrare e avviare un proprio business. Io ho fatto lo stesso, mi sono avvicinato anch'io in quel periodo, ero uno studente universitario e studiavo tutt'altro, quindi non ero neanche un esperto di computer o altro, io studiavo medicina e poi quello che ho fatto è avvicinarmi a questo mondo proprio in quel periodo lì della pandemia. E invece però di interessarmi da acquirente, ho iniziato a interessarmi per avviare il mio business. Quindi ho iniziato con il dropshipping perché mi permetteva sostanzialmente di avviare l'attività senza grossi investimenti iniziali. Quindi insomma, lo diciamo spesso, le crisi che diventano anche delle opportunità, quindi un Esatto. obbligo, ecco, quello di restare a casa, di restare anche attaccati magari parecchie ore al PC, si scoprono poi delle possibilità che magari non avevamo nemmeno calcolato per sviluppare appunto la nostra professione del futuro. Abbiamo detto, ecco, questo il dropshipping, tutto il mondo che riguarda l'e-commerce sicuramente attira i giovani, ma non solo in realtà, no? Perché tutti possono cercare anche di reinventarsi e scoprire nuove opportunità. Ma secondo te, ecco, i giovani perché vengono attratti soprattutto, da questa professione? Assolutamente, abbiamo tantissimi casi di successo di persone anche di un'età magari non troppo giovane, persone che hanno deciso di reinventarsi, come hai detto tu, per l'appunto, magari anche oltre i 40-50 anni dopo aver già vissuto un pezzo della propria vita, perché ad oggi ci sono delle possibilità che prima magari non c'erano grazie all'online, quindi è un qualcosa che adesso è arrivato anche alle persone un po' più adulte. Poi molti giovani e non solo comunque si avvicinano a questo mondo perché
vedono, secondo me, quello che almeno ho fatto io, ho visto un'opportunità in questo business di crearmi una libertà sostanzialmente slegata, soprattutto da un posto, da degli orari. Quindi sostanzialmente io con il dropshipping quello che posso fare è avviare la mia attività, iniziare ad avviare il mio business, che poi si può leggermente automatizzare. Questo non significa che sia un qualcosa di automatico, passivo, assolutamente no, però comunque io posso decidere quando effettivamente agire sul mio business, avviare il mio store e fare determinate cose. Di conseguenza questa libertà che si crea grazie a questo business è un qualcosa che secondo me fa avvicinare molto le persone. La cosa che però purtroppo succede spesso è che le persone si avvicinano pensando che sia qualcosa di passivo, diciamo, scambiano il fatto che può creare una libertà, che si può, comunque ci si può riorganizzare, si può avere controllo sul business con il fatto che sia un qualcosa di passivo automatico, che ovviamente non è così. Chiaro, no, certo, invece ci vuole assolutamente, insomma, la partecipazione di chi quel business lo attiva e immagino ci vuole anche almeno un minimo di formazione, beh, sicuramente le competenze digitali, ma poi ecco, quali altre informazioni bisogna avere, ecco, come arricchire il proprio background per poter avvicinare, ecco, questo tipo di lavoro? Allora, esatto, sostanzialmente ad oggi online ci sono tantissime informazioni, quindi sicuramente online anche gratuitamente si possono trovare tante informazioni, però essendo un business si compone di diverse sfaccettature, non si tratta solo di vendere prodotti online. Per vendere prodotti online c'è bisogno di acquisire competenze di marketing, di advertising, quindi per fare pubblicità dobbiamo imparare a ricercare prodotti, analizzare il mercato, analizzare i competitors. Quindi c'è bisogno comunque di competenze trasversali e di conseguenza è fondamentale formarsi per evitare di comunque rischiare di perdere soldi e perdere anche del tempo dietro a cose che non funzionano. È chiaro. Ecco, da come lo descrivi, appunto, da tutto il tempo in realtà che serve per crearsi una propria formazione e poi ovviamente ecco, cercare di creare anche magari una propria nicchia di clienti, è un lavoro parecchio impegnativo. Io ti chiedo, ecco, come si sviluppa quindi la tua giornata e quante ore passi proprio inseguendo il dropshipping? Allora, tra adesso e quando ho iniziato c'è un'enorme differenza, perché Sì. quando ho iniziato dedicavo gran parte della mia giornata a quello, ovviamente perché dovevo mettere insieme i pezzi del puzzle per capire come andare a far funzionare il tutto. Ad oggi diciamo che è molto più snello il mio lavoro perché sono diventato ovviamente molto più rapido a livello di esecuzione per fare tutto e di conseguenza io dedico anche poche ore durante la giornata ad oggi. All'inizio non era così, ci mettevo un po' più di tempo, ma abbiamo anche studenti che magari non hanno il mio obiettivo, come era il mio magari l'obiettivo di crearsi proprio un business vero e proprio, una prima entrata. Molte persone hanno l'obiettivo di crearsi magari semplicemente una seconda entrata e di conseguenza dedicano poche ore durante la giornata. È ovvio che quelle poche ore devono essere svolte nel modo giusto, bisogna sapere cosa si fa, quindi per questo ritorniamo sulla formazione, è importante sapere bene cosa fare e come farlo e quindi dipende anche un po' dagli obiettivi. Io che avevo come obiettivo totalmente rivoluzionare la mia situazione, all'inizio ci dedicavo davvero tanto tempo. Chiaro, chiaro. Ecco, ma a proposito appunto di trovare queste soluzioni nuove, tu l'hai trovata nel dropshipping, ma adesso tu come lo consideri? Cioè come la tua professione del presente e del futuro oppure come uno step verso una scoperta, un qualcosa di ulteriormente nuovo? Allora, questa è una domanda interessante perché il dropshipping può essere anche un trampolino di lancio verso magari il creare un proprio brand. Ad esempio, io sono partito con il dropshipping, sono arrivato a creare anche dei brand, sono arrivato a comunque svolgere appunto il business dell'e-commerce sotto tutti i punti di vista. Ma diciamo che un'altra occasione molto interessante che può dare il dropshipping è diventare un e-commerce manager. L'e-commerce manager non è nient'altro che una figura che gestisce e-commerce, quindi c'è anche chi magari vuole imparare a fare e-commerce, ma non per avviare il proprio business, perché diciamoci la verità, fare comunque business non è per tutti, non tutti hanno quella propensione, ma anche solo per lavorare magari per aziende che hanno un e-commerce, vogliono avviare il proprio e-commerce e quindi hanno necessità di questa figura che è appunto l'e-commerce manager, che è una figura anche molto ricercata, quindi
Quindi diciamo che il dropshipping può essere sia un business attuale, come lo è anche per me, perché io continuo comunque a fare anche dropshipping, ma può essere anche un trampolino di lancio verso anche altre cose. Chiaro, sì, un primo step che apre ulteriori possibilità. Ecco, hai detto una parola chiave, anzi una formula chiave, cioè il fare business. E a proposito di professioni digitali, diciamo che abbiamo parlato appunto degli stereotipi, ce n'è un altro che dobbiamo sconfiggere, abbattere, quello che riguarda il guadagno facile in tempi rapidissimi. Ecco, ci vuoi spiegare qual è la vera situazione per quanto riguarda questa professione? Cioè, dall'inizio, da quando sei partito a quando hai raggiunto un'indipendenza economica grazie al dropshipping, quanto tempo è passato? Allora, io non ci ho messo pochissimo, io ci ho messo all'incirca 7-8 mesi, 6-7 mesi per vedere i primi risultati. Ad oggi i miei studenti ci mettono molto meno, ma questo non significa sia facile e sia immediato, semplicemente loro magari studiano con noi e hanno già una direzione chiara da seguire, ma questo è totalmente distante dal fatto che sia facile. Diciamo che il mondo online è vero che è un mondo molto rapido rispetto a quello tradizionale, però purtroppo questa cosa viene molto confusa col fatto che sia immediato. Non è immediato, persone che ottengono risultati anche dopo 3 mesi, 2 mesi, è perché quei 2 o 3 mesi si sono messe lì, hanno seguito delle indicazioni precise, hanno ovviamente sbagliato, hanno sbagliato in fretta, no? Dico io, perché comunque prima di arrivare a dei risultati bisogna sempre fallire, cioè sempre fallire fa parte del Lo processo, dicono solo che il anche gli mondo online americani, permette. Luca, fail fast, cioè Esatto, 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 sbagliare esatto. rapidamente, non Esatto, è sbagliare perché importante. questo è impossibile, ma farlo rapidamente, acquisire un po' le lezioni, ecco, che ci servono e poi andare avanti. Esatto, e tramite l'online è fattibile appunto sbagliare rapidamente, proprio perché è un mondo veloce, ma comunque prima di arrivare a dei risultati c'è bisogno di fallire. Quindi non significa nulla che uno arrivi in 3 mesi o in 3 anni, comunque prima di arrivare a quel risultato ha dovuto fallire per forza. Quindi non confondiamoci con il guadagno facile, perché non esiste il guadagno facile, ovviamente. Chiaro. Ecco, Luca, il settore dell'e-commerce naturalmente è sconfinato, lo possiamo dire, però ci sono dei settori in particolare che il dropshipping così va a testare e dove i risultati sono migliori, in Italia almeno. Allora, diciamo che ci sono delle nicchie sicuramente che performano insomma meglio rispetto ad altre, però noi tramite il dropshipping noi andiamo ad adottare un concetto molto semplice in realtà, che è un po' differente dal creare magari un brand dove si fanno delle analisi di mercato diverse. Noi quello che facciamo è basarci molto su quelli che sono i competitors. Quindi tramite dropshipping, dato che dobbiamo essere molto rapidi a livello di esecuzione, quello che facciamo è analizzare il mercato, vedere quello che già sta funzionando, quindi trovare prodotti che potenzialmente già stanno vendendo in un mercato e capire dove andare a replicare lo stesso prodotto, quindi vendere lo stesso prodotto magari in un altro mercato. Questa cosa ci permette di avere un tasso di successo molto più alto e di essere molto più rapidi. Ok? Quindi noi non andiamo tanto a pensare, avere l'idea del secolo su un prodotto mai visto prima. Noi andiamo a sostanzialmente vendere ciò che già funziona. Questo è per quanto riguarda il dropshipping. Poi, ovvio, quando si va a creare un brand si fanno delle analisi, delle considerazioni diverse. Comunque ci sono nicchie che performano meglio di altre, ma in ogni nicchia c'è un mercato. Per ogni nicchia c'è un mercato, quindi in ogni nicchia c'è dell'interesse. Ecco, chiarissimo. Luca, un'ultima domanda perché, insomma, tu, nonostante sia giovanissimo, hai già degli studenti, abbiamo scoperto, che, aiuti grazie alle tue, competenze. Quindi, ecco, ti voglio chiedere se puoi dare un consiglio a chi vuole intraprendere, questa professione. Un consiglio ormai da un professionista, da, un ragazzo che si è affermato. E ha trovato, insomma, il suo posto in questo mondo digitale, una strategia, un qualcosa da seguire. Allora, sì, esatto, noi adesso ad oggi abbiamo oltre 1.000 studenti che abbiamo seguito nel nostro percorso per quanto riguarda l'azienda di formazione, e un consiglio che posso dare è di iniziare solo se realmente si vuole raggiungere un obiettivo. Non è un gioco, non è uno scherzo, bisogna farlo ovviamente con criterio, bisogna avere delle idee chiare, e soprattutto un consiglio che cerco di dare sempre è quando si inizia. Non appunto, come ho detto anche prima, non abbattersi ai primi fallimenti, avere chiaro dove si vuole arrivare
e poi effettivamente i risultati arrivano, perché non parliamo di un qualcosa da reinventarsi, un qualcosa che già esiste, ci sono tantissimi casi di successo. Molti miei studenti, appunto, sono partiti totalmente da zero, senza esperienza, di conseguenza si può fare, però bisogna perseverare. Anche questo è veramente una cosa molto importante. Bisogna studiare e perseverare, non ci si può aspettare che sia un qualcosa di facile e immediato. Chiarissimo, un consiglio molto importante, vale in realtà per tutti gli ambiti e per tutte le professioni, anche la pazienza, Esatto. di formarsi, di aspettare e poi di vedere i primi risultati. Io Luca davvero ti ringrazio per averci aiutato proprio a capire meglio, ecco, queste nuove professioni digitali. Abbiamo detto in realtà non nuovissimo il dropshipping, ma comunque ecco, che si sta affermando almeno sempre di più anche nel nostro contesto. Quindi io ti ringrazio davvero per essere stato nostro ospite. Grazie a te, grazie a te.